Salve, sono Marta Soni, insegnante della classe seconda C del liceo classico Muratori San Carlo di Modena. Nell'estate pre-Covid dell'anno Domini 2019, il professor Marri, professore presso l'Alma Mater Studiorum e presidente del Centro Studi Muratoriani, propose ai docenti del liceo Muratori San Carlo di Modena di partecipare con le loro classi a progetti di approfondimento su qualche argomento dell'immenso corpus muratoriano, con l'obiettivo di arrivare a una giornata di studi. Tra gli argomenti proposti dal professor Marri e tali da poter essere affrontati da una prima classe di liceo da 14enni, c'era anche l'indagine sull'origine dei cognomi nella nostra tradizione italiana. Come, quando e perché sono nati i cognomi nella nostra cultura, a partire dalla dissertazione 42 di Lodovico Antonio Muratori, per poi avvicinarci agli studi di linguisti contemporanei. In questo campo, come in tanti altri, Muratori è stato antesignano, identificando attraverso lo studio approfondito di codici e diplomi, sin da Carlo Magno e da Matilde di Canossa, da quali origini nascono i cognomi italiani. In seguito abbiamo visitato anche l'archivio storico comunale di Modena per ammirare la mostra Nomen Omen, con la affascinante storia della conservazione dei dati personali. In principio furono gli archivi parrocchiali che a seguito del Concilio di Trento 1545-1563 ebbero il mandato di tenere nota di battesimi, matrimoni, funerali. Il Comune di Modena, già dal 1554, chiederà di trascrivere nelle sue liste, traendogli dagli archivi parrocchiali, i dati dei nati e dei defunti. Successivamente il dottor Riccardo Pallotti dell'Archivio di Stato di Modena ci ha aiutato a scoprire i preziosi documenti di Carlo Magno e Matilde di Canossa, citati dal Muratori nella dissertazione 42. Il grande Lodovico Antonio Muratori, nato a Vignola nel 1672 e morto a Modena nel 1750, sacerdote, storico, scrittore, bibliotecario estense, fu il primo infatti a studiare la genesi dei cognomi, che derivano per lo più da queste categorie: patronimici, nomi di luogo, nomi di arti, mestieri e cariche. I cognomi cominciarono ad affiancarsi al nome di battesimo nel passaggio dalla civiltà feudale a quella urbana e comunale. Questa analisi è stata confermata anche da linguisti contemporanei. I nomi e i cognomi di antiche casate modenesi, citati nella dissertazione 42 del Muratori, sono attestati, come vedremo, in documenti molto antichi, conservati nell'Archivio di Stato di Modena e nell'Archivio Storico Comunale di Modena, documenti che abbiamo studiato con la classe seconda C. Chiude il nostro progetto l'albero genealogico di un'alunna di seconda C e la ricerca sui cognomi oggi più diffusi in Italia, in Emilia e a Modena. Salve a tutti, sono Riccardo Pallotti dell'Archivio di Stato di Modena, l'istituto che conserva l'archivio segreto estense, custode degli atti che legittimavano i diritti della casa ducale d'Este. L'archivio segreto estense è alla base dell'opera muratoriana. Il Muratori, infatti, archivista del duca, raccolse e pubblicò le fonti medievali recuperate negli archivi ducali e ne curò la prima edizione eseguita con criteri scientifici moderni. Tra i documenti più antichi dell'archivio segreto estense ricordiamo i diplomi dell'imperatore Carlo Magno e nella dissertazione sui cognomi il Muratori richiama proprio uno di questi diplomi, un documento dell'anno 808 con il quale l'imperatore confermò al cittadino reggiano Manfredo, già ostaggio dei Franchi, la restituzione dei suoi beni ereditari. Da notare comunque il magnifico monogramma dell'imperatore Carlo Magno. L'imperatore, infatti, come noto, non sapeva scrivere e per autenticare i propri atti utilizzava un simbolo grafico composto dalle iniziali del suo nome e che riproduceva la forma della croce, un chiaro rimando al suo ruolo di difensore della Chiesa. L'archivio segreto estense conserva inoltre il monogramma della contessa Matilde di Canossa, i cui diplomi sono centrali nell'economia dell'opera muratoriana. Questo
Questo monogramma matildico in particolare è presente in calce ad un diploma del 1107 con cui la contessa liberò la comunità di massa finalese dall'albergaria, ovvero dall'obbligo feudale di corrispondere vitto e alloggio ai signori che transitavano da quel luogo. Adesso parleremo del Liber Magni Masso Populi Civitatis Mutile, che è un manoscritto custodito nell'archivio storico comunale di Modena, e dal 1306 furono redatte queste due liste, dove da una parte c'era l'elenco dei popolani e dall'altra invece l'elenco dei nobili, e i cittadini maschi tra i 14 e i 70 anni sono elencati e divisi secondo il loro quartiere, la loro cinquantina di appartenenza. I quartieri erano quattro ed erano denominati Porta Albareto, Porta Cittanova, Porta San Pietro e Porta Bagiovara. E i cognomi sono divisi in questo modo. Per quanto riguarda i nobili c'erano già cognomi ben definiti come Rangoni, De Fregnano o De Balugola, mentre invece per quanto riguarda i popolani già dal 1306 portano cognomi e hanno stemmi delle loro casate come Bernardi, Bianchi o Testi. Però vediamo appunto che i popolani sono definiti dal loro nome di battesimo e poi si aggiunge anche la loro località di provenienza come cognome. Mentre invece possiamo notare che ci sono altri cognomi che invece derivano dai mestieri che venivano praticati in quegli anni, come ad esempio oggi troviamo cognome come Fabbro e deriva da Ferrarius, oppure Mugnaio da Munarius e Barbiere invece da Barberius. Infine troviamo anche nomi che derivano dai nomi del padre, quindi i patronimici. Per coronare il nostro lavoro di ricerca abbiamo cercato cosa gli studiosi contemporanei affermino sulle origini dei cognomi in Italia, trovando sostanziali conferme agli studi di più di due secoli prima del grande Muratori. Muratori infatti riteneva che i cognomi derivassero sostanzialmente da nomi di luogo di provenienza, nomi degli ascendenti, quindi patronimici come Di Piero, De Matteis, eccetera, ancora soprannome come Guerci, Pazzi, eccetera, oppure cariche pubbliche ricoperte, quindi conte o conti, visconti, ancora professioni, arti e mestieri, quindi avvocati, giudici, preti, sarti, barbieri, muratori appunto e così via. I linguisti contemporanei si trovano in sostanziale accordo con il muratore nell'individuazione degli etimi di base che formano i cognomi italiani contemporanei. Il muratore non aveva tenuto in considerazione solamente la categoria di nomi di formazione medievale, augurali, apotropaici, di trovatelli, come Benvenuto, Bonaventura e Ventura, Dio ti aiuti, Lauda Dio, Speri in Dio, o ancora Casa Dio e Casa Dei. Esposito, questo cognome è diffusissimo oggi in Campania ed è il primo per diffusione a Napoli, o ancora Trovato, Proietti, Innocenti, Incerti, Colombo, questo molto diffuso soprattutto in Lombardia, anche perché fino alla prima metà dell'Ottocento erano nominati così i trovatelli nati all'Ospedale Maggiore di Milano. Per quanto riguarda invece Roda e Rodari, riecheggiano nella ruota dei conventi, nella quale erano ritrovati i bambini abbandonati. Ma a partire da quando si afferma l'uso del cognome da affiancare al nome del battesimo? Ciò accade nel ritrovato dinamismo dell'anno 1000 e della civiltà urbana. In tutta l'Europa continentale, tra il X e il XII secolo, nei documenti pubblici e privati, gli individui vengono indicati con il nome personale a cui si affiancano uno o più nomi aggiunti di vario tipo, che in alcuni casi sono già collettivi e trasmissibili per via ereditaria. Il fenomeno nasce dall'esigenza, visto l'ampliamento demografico urbano conseguente all'inurbamento, di designare gli individui con sicura identificazione anche ai fini di atti pubblici e privati, dovuti alla rinnovata vitalità economico-sociale. Tuttavia, l'affermazione del cognome, nel senso attuale del termine, deve essere stata precoce solo nelle famiglie cittadine che avevano raggiunto uno status economico-sociale preminente. Infatti, ancora nel XV secolo, inoltrato, in Toscana, gli appartenenti alle classi sociali inferiori sono designati solo dal nome proprio, seguito dal nome del padre e qualche volta anche dal nome del nonno, come per esempio Francesco di Bettino Lituccio. D'altra parte, la progressiva estensione generalizzata del cognome anche nelle classi subalterne avverrà solo in conseguenza al Concilio di Trento, 1545-1563. Che vincola i parroci a tenere registri di battesimo, matrimoni ed esequie funebri.
Ma ancora nel 600 sul nostro Appennino non è raro rintracciare attestazioni nei registri parrocchiali di persone caratterizzate dal solo nome di battesimo o dal nome paterno, non ancora fissatosi un cognome. Al termine di questo excursus sull'origine dei cognomi, grande era la curiosità di sapere quali sono attualmente i cognomi più diffusi in Italia, nell'Emilia-Romagna e a Modena in particolare. Si calcola che oggi in Italia esistano circa 350.000 cognomi. È un numero ritenuto straordinario dovuto alla tipica frammentazione linguistica e alla tarda diffusione della lingua nazionale. Secondo il sito cognomics.it, tra i 10 cognomi italiani più diffusi, al primo posto rimane sempre Rossi, seguito dalla sua variante Russo, molto presente nel sud, e al terzo posto Ferrari, ai cui fanno seguito Esposito Bianchi, Romano, Colombo, Ricci, Marino ed infine Greco. In Emilia-Romagna tra i primi posti troviamo Ferrari, seguito da Rossi, Fabbri, Montanari e Barbieri. Questi ultimi coincidono con poca differenza in graduatoria di frequenza con i cognomi più diffusi a Modena. Infatti, secondo l'annuario statistico del comune di Modena, anno 2019, il cognome più diffuso a Modena è ancora Ferrari, seguito da Barbieri, Malagoli e Rossi. Al quinto posto troviamo un altro cognome, molto radicato nel nostro territorio, Vaccari, incalzato da Lugli, Martinelli, Baraldi, Righi e Borghi. Il cognome Rossi permane il più diffuso di area panitaliana, tuttavia è notizia recente che il cognome più diffuso a Milano non è più né Rossi né Colombo, ma il cognome cinese Hu, che balza nel primo semestre del 2020 al primo posto del capoluogo lombardo. A Milano i cognomi Rossi e Colombo scendono così rispettivamente al secondo e terzo posto, seguiti da Ferrari, molto diffuso, come già visto, nell'area interregionale dell'Italia settentrionale. Per ricostruire il mio albero genealogico sono partita inizialmente da tutti i dati che mi hanno riportato i miei familiari ancora in vita. In seguito, per trovare dati più remoti, ho dovuto consultare, all'interno del portale degli antenati, i registri dei nati, dei morti e dei matrimoni. Il portale degli antenati è curato dal Ministero della Cultura, Direzione Generale degli Archivi, e noi abbiamo potuto consultarlo all'interno dell'Archivio di Stato di Modena. Il portale degli antenati è online e accessibile a chiunque. Grazie anche all'aiuto della dottoressa Lanzetta sono riuscita a trovare antenati risalenti al 1790 circa. Per la costruzione del grafico ho utilizzato il sito Family Search e per utilizzarlo basta semplicemente iscriversi, ma bisogna anche essere certi che tutti i familiari che si andranno a inserire all'interno dell'albero genealogico siano favorevoli al fatto di utilizzare i propri dati in tale modo. Si ringraziano tutti gli alunni della classe seconda C del Liceo Classico e Linguistico Moratori San Carlo di Modena, anno scolastico 2020-21, in particolare coloro che hanno esposto in questo video una parte di ricerca. Gli studenti Sara Manfredini, Anastasia Morandi, Aurora Piccinini, Violetta Vitale. Ha assemblato il video lo studente Flavio Del Monte. Si ringrazia per l'ideazione del progetto il professor Fabio Marri, già ordinario di Linguistica Italiana presso l'Università di Bologna, presidente del Centro di Studi Moratoriani Modena. Ha coordinato il progetto, confluito anche in una pubblicazione a stampa, la docente della classe seconda C, professoressa Marta Soli. Ha collaborato alla ricerca delle fonti e alla stesura del progetto il dottor Riccardo Pallotti, Archivio di Stato di Modena. Si ringraziano sentitamente il direttore dell'Archivio di Stato di Modena, dottoressa Patrizia Cremonini, la direttrice dell'Archivio Storico Comunale di Modena, dottoressa Gabriella Roganti, il dottor Giuseppe Bertoni, archivista dell'Archivio Storico Comunale di Modena per la ricerca delle fonti ivi presenti, la dottoressa Margherita Lanzetta e i signori Maurizio e Daniela Polelli per la consulenza sulle ricerche inerenti all'albero genealogico, Archivio di Stato di Modena, il dottor Giovanni Bigi, Ufficio Statistico del Comune di Modena. Le immagini degli atti di battesimo raffigurati, alcuni dei quali sottoscritti dallo stesso Lodovico Antonio Muratori in qualità di parroco di Santa Maria della Pomposa, sono state tratte dalla mostra allestita nel 2019 dall'Archivio Storico Diocesano di Modena Nonantola.